Io vi avevo promesso al sindaco, avevo promesso di portare qualcuno diverso, cioè non diverso. Cioè diverso da Vicenza Verriccione, perché venire qua, quando mi hanno invitato sono rimasto un po' interdetto, perché sai, musica classica a cana napoletana, musica popolare, e lei dice ma viaggia, fate tu così. Essendo poi una festa della donna, mi sentivo un intruso. Mi pare. Allora che ci ho pensato? Ci ho pensato a una grandissima amica mia, una grandissima. Guarda, lei dice anche 44, parlo un minuto. Faccio una cosa. Allora iniziamo con un canto bellissimo di Libero Bob del 1967, organizzata dal sindaco e da alcune donne, tipo una grandissima donna, Patrizia Nafisio, l'altra non me le ricordo tutte quante, Angela, queste tre ho viste, Letizia, Patrizia e Angela, le altre vanno bene lo stesso. Purtroppo il programma ha subito una modifica, perché oggi pomeriggio verso le 4:30-5, quando stavo montando insieme a mio amico Amerino, a Domenico, a Armando, mi è arrivata una telefonata, a dire la verità, ha girato un po' a male parole, voi sapete che io certe volte mi esprimo pure in modo un poco. Erano delle amiche mie, delle amiche mie che venivano da Londra, questo è un gruppo di professionisti, di ballerine in particolar modo, che non stentano a cantare. E dico, fate in breve che c'ho da fare. Dice, ma dove stai? Sono a Rocco Confina, noi stiamo uscendo, che anni li veniamo a trovare? E alla famiglia dice, se in casa a Giasunai, ha gente una male parola, non ci rompete le scatole, ma la città non ci rompete le scatole. Però ha detto, non potevo fare almeno di che cosa stavo facendo. No, noi stiamo in Rocco, li vogliamo venire a trovare. Ma perché? Perché noi stasera alle 11:30 vanno al Piccadilly Night di Caserta a fare uno spettacolo. E ci dice, allora, già che vi trovate, perché non fate un intervento all'inizio di questo spettacolo? E loro hanno detto, vabbè, non ci sono problemi. Allora adesso io sulle note, se mi abbassi un po' la luce, Amino, grazie mille, già sono brutte, ormai tu metti la luce in faccia. Sulle note di un bellissimo brano delle Sorelle Bandiere, ve lo ricordate? Ve lo ricordate o no? E che ridi, fratelli, che è una cosa seria. Sono ragazze serissime, peraltro volete, perché vengono da una tournée a Londra, e mi fa immensamente piacere. Signori, ho il piacere e l'onore di presentarvi le Italian Trices. Oh,
tornati a casa perché lo spettacolo è finito, in quanto tutti quanti gli applausi che dovevate fare saranno via di salò. E nulla le continuare, ora le succederebbe, le ginelle, già avete assorbito tutti quanti gli applausi, ragazzi, grazie mille, vi posso avere qua vicino a me, Battona, vieni qua, adesso fate una fotografia con questa successa. Questa è una cosa che abbiamo organizzato ieri pomeriggio, sono venuto da Napoli dopo che ho spuntato per poter fare questa cosa insieme a loro. Grazie, grazie mille. Grazie ragazzi, sono gentilissimi. Veramente stanotte sono stati a provare, stanotte sono stati a provare e l'hanno fatta benissimo, è vero? Dopo un ringraziamento veramente d'obbligo alle organizzatrici di questo concerto, ecco Patrizia che insieme alle altre una delle organizzatrici principe di questo evento, perché non è solo questo spettacolo qua, ma è iniziato pare il primo di marzo, vero? Tutto quanto questa Patrizia, vero? Gigi, che non mi sento Patrizia. E adesso lei vorrà assolutamente presentare e dire qualche cosa, grazie. Sì, potete accendere le luci, grazie mille, grazie. Io, Vincenzo, devo semplicemente ringraziare tutti perché abbiamo vissuto una settimana molto intensa, faticosa però bellissima. 5 incontri, uno più bello dell'altro, e stasera stiamo finendo davvero in bellezza. Questa sera il mio compito è semplicemente quello di fare ringraziamenti di rito perché non ho lavorato da sola. Quindi voglio ringraziare i ragazzi della Proloco, Pasquale Fossa, Rosa Giannattone, Leonora Zaggi. Un ringraziamento anche al centro anziani perché si sono resi disponibili sia per il locale, per la prima serata, e Antonio Zaggi e tutte le signore che si sono prestate per fare i dolci. Poi un ringraziamento alla scuola che c'è stata vicina, ragazzi del CCR, alle insegnanti, referenti che seguono questo CCR, ogni serata le ho ringraziate, anche stasera mi sembra d'obbligo citarle, la professoressa Savastano, la professoressa Esther Perone, la professoressa Di Gasparro, perché loro sono le referenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi nella Scuola Media di Rocca Monfina. Un ringraziamento va anche a Peteruti che non mi ha mai lasciata sola e mi ha accompagnata in tutte queste giornate per l'amplificazione e per tutto quello che ci serviva. Tutte le professioniste che hanno accettato il nostro invito e hanno partecipato alle nostre giornate. Però permettetemi di chiamare qui con me Angela Ferruolo. Angela è stata davvero un aiuto prezioso. Angela è una forza della natura. Mi è bastato semplicemente dirle che ne dici di aiutarmi e poi me la ritrovavo che mi telefonava alle 7:30 di mattina e ci siamo sentite fino a mezzanotte. E siamo andate così avanti per una settimana, braccio a braccio, non mi ha mai lasciata sola, anche oggi che avevo comunque degli obblighi scolastici, lei ha organizzato tutto qui a Palazzo dei Congressi, vero? Brava Angela, un applauso forte per Angela. Ringrazio Carmine Cardillo e Brosco per aver portato qui le sedie per questa serata. Ringrazio lo staff del sindaco, Gigino Iannuccilli ed Emma Petrillo. Ringrazio la signora Filomena Cestrone, mi scusi, del centro anziani. E adesso lascio la parola al sindaco e dopo a Vincenzo Peliccione, perché tutto quello che posso dire adesso è superfluo. Vincenzo, l'abbiamo detto in questa settimana. Sicuramente stasera sarà una serata eccezionale, quindi vi auguro un buon divertimento. Metterci a cantare, no? Canzoni classiche napoletane un poco problematiche, però non lo facciamo così. Seguito i miei due chitarristi qua sopra, grazie mille maestri.
Popolare.